Ecco, sempre in questo giro di consultazioni, oltre alle forze imprenditoriali, le forze sindacali, Susanna Camusso, segretario generale CGIL, Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, Giovanni Luciano, segretario confederale della CISL, Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Anche qui io ringrazio i sindacati perché hanno manifestato grande interesse e disponibilità a lavorare, a ragionare, a dare i loro suggerimenti, contributi, indicazioni per la strategia di Casa Italia. La cosa migliore adesso è passare la parola a loro e quindi prima di tutto cominciamo con Susanna Camusso, segretario generale CGIL. Prego. Buongiorno. Abbiamo fatto un incontro che non esito a definire positivo, anche se ovviamente oggi era ancora prevalentemente di impostazione metodologica, con un impegno che apprezziamo del Governo a continuare a lavorare in sede poi tecnica per configurare quello che il Governo stesso ha denominato Casa Italia. Abbiamo apprezzato l'idea di un piano che programma degli interventi su un periodo lungo che guarda al tema messa in sicurezza del Paese, oltre che messa in sicurezza sismica, anche di messa in sicurezza del Paese. Come credo abbiate capito, abbiamo dichiarato una disponibilità delle organizzazioni sindacali a collaborare in questa avventura di prospettiva del Paese, sottolineando la necessità che si determinino delle priorità e il rapporto tra quelli che sono edifici, luoghi pubblici a partire da scuole, ospedali, municipi e quello che invece altri strumenti, altre modalità per provvedere ad affrontare il resto del Paese. Diciamo subito, non abbiamo ancora affrontato un tema risorse e finanziamenti, quindi a questo immagino dedicheremo delle altre occasioni e insieme a questo un tema che riguarda la legislazione di cui deve dotarsi un Paese che nell'arco di pochi anni in realtà ha vissuto esperienze sul come affrontare le emergenze molto diverse tra loro e che invece forse è bene che si doti di una legge quadro, di una normativa che permetta di affrontarle sempre nello stesso modo, con grande attenzione al tema delle popolazioni. C'è molto lavoro da fare, riguarda tanti argomenti diversi, pensiamo al tema utilizzo del suolo, ricostruzione oppure riutilizzo dell'edilizia già esistente, insomma è affrontare davvero il tema di come si risana, si mette in sicurezza il Paese, quindi penso che sia un'opportunità da cogliere che vedremo come si sviluppa. Grazie. Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL. Anche noi abbiamo apprezzato la convocazione. Abbiamo detto, non sappiamo se è concertazione, confronto o quant'altro, però il metodo è quello giusto. Poi vedremo se i risultati saranno giusti per essi. In questa emergenza è venuto fuori che da un terremoto all'altro si è migliorata la macchina della protezione civile, i vigili del fuoco, gli interventi di emergenza sono stati senza contestazione, il volontariato e quant'altri hanno, Croce Rossa e tutti hanno reagito in maniera ottimale, non c'è stata polemica. Però noi siamo in un territorio, in un paese, che ha il 68% delle zone sismiche e il 67% dei cittadini abitano in zone sismiche. Senza un piano straordinario che abbiamo richiesto da un bel po' di tempo per intervenire, per mettere in sicurezza il territorio, le abitazioni civili, le abitazioni pubbliche,
e anche beni culturali che abbiamo nel nostro paese, rischiamo di volta in volta di migliorare tutta la struttura dell'emergenza, ma avere le vittime e la distruzione del nostro territorio. C'è anche, rispetto a questo, recupero degli eventi atmosferici e geologici, quindi tutto complessivo, financo anche quello di chiudere la partita sull'amianto. Quindi un piano strategico di lungo respiro, con un metodo di parlarne assieme fra parti sociali, imprese e governo, ci permetterebbe di avere una possibilità di trovare le soluzioni giuste. L'altro aspetto, che non è di poco conto, non sono solo le risorse che servono, ma anche se le togliamo dal patto di stabilità europea, perché altrimenti continueremo a essere soffocati da questa austerità che sta facendo impoverire il nostro Paese. Noi siamo disponibili a dare una mano per quello che ci compete e ci auguriamo che sui quattro temi che professor Azzone ha proposto, mappatura di ciò che abbiamo nel Paese, linee guida sugli interventi e finanziamenti, procedure e inoltre la formazione, potremmo trasformare quello che è stato un disastro in un'occasione di rilancio della nostra economia e in particolare del settore degli edili, facendo formazione anche per gli interventi di recupero che bisogna fare, perché è diverso di costruire strutture ex novo, e facendo anche formazione a partire dalla scuola, perché spesso non siamo a conoscenza nemmeno di ciò che si deve fare in un momento in cui viene un evento sismico nel nostro paese, bambini e anche i cittadini. Da questo punto di vista siamo perfettamente in linea a quello che si vuole fare. Ci auguriamo di arrivare a compimento di questo percorso. Grazie. Giovanni Luciano, segretario confederale CISL. Sì, grazie. Ovviamente abbiamo condiviso il metodo del coinvolgimento di tutte le parti sociali. Sarebbe stato strano che se da parte nostra non fosse stato così, anche perché potremmo solo dire che lo abbiamo chiesto da sempre, lo chiediamo da sempre, duole la circostanza, ma ben venga, è stata apprezzata l'impostazione del governo, soprattutto a mettere in campo una strategia di lungo termine che si discosta un po' dai cicli elettorali per impostare un lavoro a medio e lungo periodo affinché questo Paese si attrezzi, come hanno fatto altri Paesi che convivono da sempre col rischio sismico. Come è stato già detto, non si è entrato più di tanto nel merito né su quante risorse né sul periodo. Ci sono motivi ovviamente che suggeriscono di fare così. Da parte nostra abbiamo sottolineato alcune questioni, cioè il problema dell'eccessiva lunghezza che c'è tra le delibere del CIPE, passando per i vari pareri ex ante, non ex post, della Corte dei Conti, che sono stimati intorno all'anno di tempo, al quale poi si devono sommare tutti gli altri tempi burocratici, e questo incide, è bene dirlo, sui problemi delle risorse che si devono sganciare dai vincoli europei in flessibilità, perché l'Europa ti sgancia dalla flessibilità quello che è di più rispetto a quello che hai speso l'anno prima. E questo problema, il governo non è che lo ha negato, anzi se ne sta occupando, della difficoltà di spesa degli investimenti, è una cosa che in questa fattispecie andrebbe assolutamente cercato di ridurre al minimo. Così come abbiamo sottolineato, lo diceva già Susanna Camusso, che servirebbe una legge quadro sul rischio sismico in questo Paese, al di là di questo progetto, che sarebbe utile, che ribadiamo, abbiamo chiesto una riunione di monitoraggio su quanto hanno già fatto e quanto hanno da fare le altre parti che verranno inserite in Casa Italia, ovvero le unità di missione sul dissesto idrogeologico, sull'edilizia scolastica, sulle periferie.
Abbiamo sottolineato, l'ha accennato anche Carmelo, che sarebbe utile inserire in questo contesto di progetto anche il rischio amianto, perché purtroppo quando ci sono i crolli nei terremoti si frantuma tanto di quell'amianto che la metà basta, quindi è il caso di tenerlo coordinato. E a proposito di come poi spendere queste risorse e le possibilità che ci saranno, credo che si debba partire da una riflessione del perché c'è stato il sostanziale fallimento del sisma bonus, cioè di quella misura che dà il 65% di sgravi rispetto a interventi per la prevenzione del sisma, che è già in atto ma che è stato utilizzato quasi zero. E quindi c'è un problema sul quale interrogarsi, su qual è il metodo, i bonus, le persone meno abbiente possiamo ragionare in termini di fondo perduto e altre questioni che si vedranno ovviamente da quando cominceranno gli incontri tecnici, ci è stato detto entro la fine del mese di settembre, e ovviamente noi, come tutte le altre forze sociali, siamo disponibilissimi, anzi ansiosi, di iniziare a ragionare di queste cose. Grazie. Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL. Grazie. Abbiamo parlato oggi, abbiamo apprezzato l'impegno del Governo ad aprire un tavolo di confronto anche con le parti sociali, datoriali, sindacali, esperti e tecnici di varia competenza su quello che era un intervento già previsto dalla finanziaria scorsa, sui cinque assi che sono l'antisismico, la prevenzione dei rischi idrogeologici, le periferie, riqualificazione delle periferie, beni culturali e alla quale e i complessi scolastici, alla quale ovviamente abbiamo segnalato di poter aggiungere sicuramente tra le priorità insieme alle strutture delle amministrazioni pubbliche anche e soprattutto le strutture sanitarie che hanno una loro antichità di costruzione che probabilmente necessita di essere messa in sicurezza. In questa occasione non abbiamo sicuramente parlato della ricostruzione relativa al, pur avendo apprezzato assolutamente l'intervento emergenziale, ma non abbiamo parlato della ricostruzione legata all'evento drammatico del terremoto del centro Italia, perché i tempi ovviamente non sarebbero stati quelli necessari, e anche e soprattutto perché il Governo si è comunque impegnato su un altro tavolo a parlare di quel sistema. Da quel sistema crediamo e pensiamo che si possa costruire un modello, come si possa costruire un modello proprio sul grande progetto che vada oltre la vita di un governo e che riesca a superare quello che abbiamo evidenziato un po' in tutti quanti gli interventi, una limitatezza che fa seguito alle dichiarazioni di principio. Questa volta vogliamo sperare e siamo sicuri che questo governo si farà misurare proprio sulla capacità di fare progetti di lungo termine, e la politica in genere si farà misurare sulla capacità di proseguire quei progetti se sono stati condivisi all'inizio. Molte grazie Capone. Quindi, come siamo rimasti che naturalmente le organizzazioni sindacali ci faranno avere, alcune già l'hanno fatto, alcuni documenti già li hanno dati, ci faranno avere le loro considerazioni, su queste poi intesseremo un rapporto di elaborazione, di interazione, e ci ritroveremo entro la fine del mese per delineare un quadro più definito degli obiettivi e delle azioni e della strumentazione. Il tema dell'accelerazione è un tema sicuramente significativo, su questo sapete che il Governo sta lavorando intensamente. Il tema delle risorse è l'altro tema su cui ci confronteremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché è un altro tema fondamentale che va collegato però, e questo spiega anche il bisogno di lavorarci sopra, va collegato con quelle che saranno le valutazioni effettive circa il fabbisogno di risorse che la strategia che vogliamo
avviare richiederà. Grazie a tutti e continuiamo con l'ultima fase di consultazione, l'ultima tornata di consultazioni di oggi. Di nuovo. Eccoci.